Conosciamo meglio i nostri candidati a sindaco, cerchiamo di approfondirne la conoscenza e cominciamo proprio con Salvatore Milluzzo. Intanto benvenuto, grazie di essere qui, questo esordio nella nostra sede, è un piacere per noi averla qui. Grazie per il tuo invito. Sì, è un piacere, è la prima volta che entro in questa vostra sede, complimenti, è molto ben organizzato. Allora, dicevamo che il nostro intendimento è quello di fare una maggiore conoscenza del candidato sindaco, perché poi è chiaro che l'elettore deve avere anche dei parametri importanti per poter appunto esprimere il suo voto con, si dice sempre, con libertà. Ecco, intanto cerchiamo di conoscere meglio Salvatore Milluzzo. Allora, 66 anni, padre di due figli, sposato, una educazione all'insegna della religione cattolica e poi, come tanti giovani del tempo, decise di iscriversi al Partito Comunista. Ecco, questo percorso quanto è stato importante per la sua crescita? Beh, è stato importante perché quegli erano gli anni, i primi anni dell'impegno sociale. Io cominciai a frequentare la chiesa ai tempi di prima di Padre Vitanza a San Rocco, poi ci spostammo un po' i giovani più impegnati a Santa Maria con Padre Valenti, con Sebastiano Valenti, che secondo me allora, e secondo anche diciamo noi giovani, allora fu un prete in qualche modo rivoluzionario, predicava la Chiesa che stava in mezzo alle persone, in mezzo alla gente, che serviva la comunità. Questo credo che abbia molto influito su di me e diciamo poi mi ha spinto al passaggio successivo che fu quello di iscrivermi alla Federazione Giovanile del Partito Comunista Italiano e poi di entrare nel Partito Comunista Italiano. Ecco, io ho provato a spulciare nella biografia quello che insomma dovremmo fare tutti, no? Se vogliamo affrontare anche un impegno politico, quello del massimo della trasparenza. Ecco, e mi ha colpito questo fatto, cioè che ha provato di tutto per diventare un medico, poi per ragioni anche di impegno politico, ma anche non solo politico, non è riuscito. Però ecco, nella vita succede sempre qualcosa di bello. Il figlio che diventa medico, diventa cardiologo, e la figlia che diventa una, insomma, lo potremmo definire un'esperta fisica. E quindi voglio dire, è riuscito a trasmettere ai figli tutto quello che lei non è riuscito a fare per diversi motivi. Sì, questo è diciamo una mia grande soddisfazione di avere realizzato nei miei figli ciò che in qualche modo per me rimase in sospeso, e questo è un mio grandissimo cruccio. Io arrivai al quinto anno di medicina e chirurgia, avevo il presalario, quindi regolarmente diciamo con le materie. A un certo punto l'impegno politico, l'impegno sociale, la distrazione mi portò a fare quello che io considero uno dei miei più gravi errori, di non proseguire negli studi. Poi accadde, andai a militare, quindi diciamo poi cominciai a lavorare, quindi cominciò un percorso diverso rispetto agli obiettivi. I miei figli invece fortunatamente, diciamo Rocco è un medico, un cardiologo ormai diciamo attivo, Giuliana è una fisica nucleare che ha lavorato in Irlanda del Nord, a Belfast, adesso è all'INFN, voglio dire si stanno affermando nel loro settore e questo mi dà una grande soddisfazione. Ecco, nel 1983 inizia la carriera politica a livello istituzionale di Salvatore Milluzzo, diventa consigliere comunale, tanto per cambiare, nel Partito Comunista, insomma, erano i periodi in cui Partito Comunista, Partito Socialista, Democrazia Cristiana, poi c'era il Partito Liberale, Partito Repubblicano, insomma era questo il contesto. Ecco, quella scelta, perché non è di tutti impegnarsi in politica attiva, soprattutto consiglieri comunali.
Ma la scelta derivava dal fatto che cominciamo a militare nel Partito Comunista, cominciamo a organizzare le feste dell'Unità, cominciamo a stare tra la gente. Tra l'altro allora il Partito Comunista aveva compagni di grande spessore culturale, morale, ricordo il compagno Barone, il compagno Garofalo, poi tra il compagno Ministeri, tra i giovani poi c'era Nuccio Valenti, anche Malvuccio, Gino Gueli e tanti Mario Galleri, tanti Costantino, Rizzotto, tanti che ci ritrovammo, diciamo, a percorrere una strada comune. A proposito, chi erano gli esempi di allora? Perché lei cita anche Iuzzo Barone, Pippo Scavo del Movimento Sociale, cioè persone che si trovano all'opposto dell'arco costituzionale. Sì, io ho citato questi due personaggi perché mi colpì molto il rapporto che loro avevano, pur essendo, diciamo, Iuzzo Barone del Partito Comunista Italiano, Scavo del Movimento Sociale Italiano, avevano un senso delle istituzioni che era insito in loro ed era veramente una cosa genuina. Ecco, io da loro in qualche modo, da Barone, da Iuzzo e anche da Garofalo ho preso questo insegnamento, il rispetto dell'istituzione, il rispetto non dell'avversario politico, il rispetto di chi fa politica in un altro partito, che milita in un altro partito, quando, diciamo, si evince in maniera chiara che si milita in quel partito avendo una visione diversa della società, ma con l'obiettivo di migliorare la società, di costruire qualcosa di utile e al servizio della comunità. Nel frattempo Salvatore Milluzzo è cresciuto, nel 93 viene candidato sindaco, combatte contro allora mostri sacri, lo ricordiamo ancora, no? Dove c'era Gesualdo Tramontana, c'era il professore Giuseppe Zapparrata, insomma c'erano personaggi di un certo spessore. E il novello Salvatore Milluzzo vince quella tornata elettorale, anche perché poi c'era la nuova legge, c'era questo impegno diretto del cittadino che votava il candidato sindaco, mentre prima erano i partiti che decidevano all'interno della vita del Consiglio Comunale. Ecco, quella fu un'esperienza, penso, importante per la sua vita, perché durò quasi 10 anni, insomma. Sì, certo, quella è stata un'esperienza che in qualche modo, diciamo così, mi ha riscattato dalla mancata laurea, ecco, anche se era molto parziale, però fu un'esperienza alla quale sinceramente, quando si decise il Partito Democratico della Sinistra, perché allora già era avvenuta il passaggio dal Partito Comunista Italiano al Partito Democratico della Sinistra, decise di candidarmi a sindaco, fu una scommessa, un azzardo sostanzialmente, io non ho motivo di non ammetterlo, perché si veniva fuori da una situazione particolarmente delicata in quegli anni, all'inizio del 93, con i famosi fatti che accaddero a Scordia a gennaio del 93, in cui furono coinvolte tutte le forze politiche. Noi che eravamo la parte del Partito Comunista, del Partito Democratico della Sinistra, diciamo più giovane, capivamo che di essere in forte difficoltà nel rapporto con i cittadini, e tant'è vero che il nostro alleato naturale, che noi ritenevamo dovesse essere, era la Rete di allora. Il problema è che la Rete di allora era un movimento, diciamo, combattivo, un movimento progressista, ma in realtà aveva alcuni aspetti di settarismo legato al fatto di considerarsi, diciamo, di considerare tutti gli altri partiti come il male, come, diciamo, partiti che non potevano esprimere. Siamo alla fine della Prima Repubblica, quindi. Esatto, siamo alla fine della Prima Repubblica, tutto quello, erano già cominciati gli scandali, certo, che poi hanno abbattuto i partiti. E quindi il primo approccio nostro fu quello di trovare con l'alleanza con loro. Questo non fu possibile, e a quel punto il partito decise che qualcuno bisognava sacrificarsi e farlo candidare. E così cominciò quella avventura. Io allora, Rocco aveva 2 anni, Giuliana aveva 1 anno, mia moglie lavorava, Santina lavorava, mia suocera era morta l'anno precedente, quindi ero in una condizione nella quale sicuramente, diciamo, non è che era ideale. Però devo dire
che quando cominciò la campagna elettorale, che allora fra l'altro vide candidati otto, fummo in otto i candidati, fu la campagna elettorale che in qualche modo si diede un segnale. Cioè la campagna elettorale all'inizio cominciò in maniera molto, molto diciamo stantia, molto lenta, molto. A un certo punto, ovviamente bisogna dare atto anche che io venivo da un partito che era il Partito Comunista, il Partito Democratico della Sinistra, che aveva un radicamento nella nostra società, e questo sicuramente contribuì, ma vi fu anche, diciamo, l'emergere in qualche modo di una capacità di dialogo con la gente, di discussione, eccetera, che portò poi al primo turno ad andare al ballottaggio con il mostro sacro della, con la Democrazia Cristiana, il professore Zapparrada, persona per bene, persona corretta, col quale ci confrontammo appunto nel secondo turno. Ecco, l'analogia della storia, no? Perché il professore Zapparrada era stato sindaco negli anni 50, il maestro di scuola elementare che era il pupillo di Don Popò, che provò a diventare sindaco. Ecco, c'è un'analogia, Milluzzo, con questo periodo della sua vita, cioè dopo 20 anni e passa, torna a questa esperienza di candidatura. E, è chiaro, non, sì, è, sì, non è mai la stessa cosa perché i tempi cambiano. Ecco, c'è una... Qual è il progetto, il disegno? Perché non è semplice riproporre. Beh, sicuramente oggi è una situazione diversa, sicuramente anche se noi parliamo, e anche diciamo il gruppo che mi è vicino, parliamo dell'esperienza di che cominciò 29 anni fa, cominciò nel 93, siamo nel 2022, quindi stiamo parlando di 29 anni fa, è chiaro che era un'altra storia, come dire. Dico, la mia domanda è, lei ne è consapevole che è cambiato il mondo in questi 29 anni? Ci mancherebbe altro, certo che sono consapevole che è cambiato. È cambiata anche la politica Scordia. Ma sì, ma questo sicuramente è cambiato il mondo, è cambiata la politica, sono cambiate le norme, almeno alcune norme che regolamentano la vita dei comuni, ma non è cambiato il senso della politica, cioè fare politica, essere, porsi al servizio di una comunità, questo rimane uguale, cioè questo era lo spirito che io poi, quando diciamo accettai anche allora quella mia candidatura, misi in campo, e questo è lo spirito che oggi metto in campo. Da questo punto di vista in me non è cambiato nulla, cioè capisco che le difficoltà saranno molto più grosse, perché sicuramente la questione degli enti locali è cambiata, perché sicuramente le risorse non sono quelle che c'erano allora. Consideriamo anche il fatto che in quel periodo l'Italia non era entrata nell'euro, non c'erano i vincoli economici che, diciamo, che in qualche modo consentivano allo Stato, alla Regione di erogare a favore dei comuni maggiori risorse, e quindi i comuni avevano più disponibilità. Tra l'altro io trovai anche una disponibilità precedente che non era stata spesa per motivi vari, non vorrei dire altro, ma sicuramente trovai questa una situazione favorevole. Però ora io mi rendo conto che è una situazione completamente diversa, che deve essere affrontata in un altro modo. Quello che conta è lo spirito. Io credo, ne sono convinto, perché guarda, lo scorso anno, 2 anni fa, non mi sarei candidato. Quest'anno invece è scattato qualcosa che mi ha convinto a provare, perché è chiaro che noi le elezioni amministrative sono una competizione si gareggia, fra l'altro gareggiamo con un sindaco uscente e con altri candidati, diciamo, di tutto rispetto e con verso i quali ho grande stima. Quindi detto questo, noi offriamo un'offerta alla nostra città e noi vorremmo che quell'offerta fosse, diciamo, accolta. Abbiamo letto il programma, un programma molto intenso, molto vasto, non so quanti cittadini leggono il programma, questo insomma bisogna dirlo, però come ha detto benissimo, lo ha detto il Papa, ma lo ha detto anche Draghi in questi giorni, la politica è quella di mettere in pratica quello che uno, insomma, di solito mette per iscritto, no? Di solito è questo. Ecco,
Quanti di quei punti si possono effettivamente mettere in atto? Perché poi bisogna fare i conti con tante problematiche della città, compreso quello, Milluzzo, lo dico, anche quello di uno spopolamento che comincia a diventare anche preoccupante, no? Di tanti giovani che per lavoro, per studio, per tutto, si stanno lasciando. Insomma, quando si perde anche, non dico la forza lavoro, ma la forza quella intellettuale, comincia a venire meno qualcosa. Intanto voglio dire, al di là del fatto che risorse umane vanno via, altre risorse umane rimangono nella nostra, nel nostro territorio, quindi questo è un problema, soprattutto per cercare di recuperare queste risorse umane che vanno via, ma per riportarle e ricondurle alla loro realtà, alla loro famiglia, alla nostra città, perché in ogni caso è una ricchezza intellettuale che va via. Io penso che le risorse anche intellettuali rimangono in questa città, ce ne sono, bisogna sfruttarle, bisogna metterle nelle condizioni di poter essere fattore trainante di questa città. Cosa che ultimamente credo non sia avvenuta in modo eccezionale. Io proprio per questo motivo è necessario riqualificare gli organi istituzionali. Il Consiglio Comunale ha un grande ruolo, l'amministrazione ha un grande ruolo, e bisogna che in qualche modo venga ricoperto da persone che sono competenti, che hanno capacità, che hanno entusiasmo, che hanno la voglia di affrontare le problematiche che ci sono, perché è chiaro che le problematiche, come dicevamo prima, non sono quelle di 30 anni fa, oggi ci scontriamo con nuove difficoltà. E la realizzazione stessa del programma, che richiede sicuramente risorse economiche e che si possono trovare nel PNRR, si possono trovare in un bilancio risanato, tra l'altro anche qui sulla questione del bilancio io credo che il comune di Scordia debba farsi capofila con gli altri comuni del territorio, perché il problema del bilancio non è un problema locale, solo di una città. Se noi pensiamo che Napoli ha fatto un accordo con il Presidente del Consiglio Draghi per avere 20 miliardi in 10 anni, Torino ha fatto la stessa cosa, le condizioni di Palermo, di Catania, ma anche Catania. Comprendiamo che il problema dei bilanci è un problema degli enti locali, che vanno in qualche modo sostenuti, ma poi abbiamo anche le risorse del PNRR, che sono risorse diciamo importanti. Ma io dicevo che sono blindate e obbligate, cioè non è che si può andare oltre quelli che sono le finalità del PNRR. Perfetto, ma il PNRR ha talmente tante misure al suo interno, che a partire dalla rigenerazione urbana, a partire dai problemi, dall'affrontare i problemi sociali o i problemi della formazione dei giovani, ha tante risorse, tante misure anche nell'ambito del rispetto del territorio, del recupero del degrado del territorio, che è facile, diciamo, in qualche modo riuscire a ricomporre queste misure e a fare un quadro omogeneo. Quello che in questo momento invece, dalle poche notizie che noi abbiamo rispetto a ciò che è stato affrontato, a ciò che è stato approvato, diciamo, in realtà non disegnano un quadro, non mi sembra che disegnino un quadro armonico, un quadro di una realtà. Non c'è, secondo me, una lettura precisa dei bisogni della città. E questo comporta ad interventi che sono a macchia di leopardo. Sì, certo. Questa è la mia sensazione. Detto questo, i programmi si scrivono perché in qualche modo debbono essere realizzati, ma quello che conta, secondo me, è il progetto, cioè quello che conta è l'indicazione di un percorso, di una strada, e questa la si fa ponendo l'amministrazione comunale, il sindaco, a capo di una città che ti segua nella realizzazione di questo percorso, che quindi si comporti in maniera conseguente, nel senso che tutti siamo cittadini di questa città e tutti dobbiamo aiutarla e sostenerla da tutti i punti di vista. Tanti anni fa, Milluzzo, non ricordo l'anno preciso, ma io ero più giovane, dissi a un assessore di un governo della città di centrosinistra:
ma quando farete una cosa di sinistra? No, io intendevo, ero anche giovane, forse avevo diversi sogni nel cassetto che adesso non ho più, ma insomma pensavo a una città dove circolavano poche auto, dove c'erano spazi per poter tranquillamente passeggiare senza rischiare di respirare i fumi, diciamo così, gli scarichi, ecco. Ecco, lei ci crede ancora in questo tipo di città o si è fatto coinvolgere ormai, come dire, dal logorio della vita moderna, come si dice? No, io ci credo ancora in questa città, io ci credo che questa città possa riprendere, recuperare i parchi di cui si è dotato. Farne altri, dare un'isola pedonale qual era il corso Vittorio Emanuele o una parte del corso Vittorio Emanuele, studiare anche forme nuove, perché è chiaro, noi abbiamo un problema, quello che noi indichiamo la piazza, che in altri comuni è una piazza e che quindi è molto più semplice delimitare come un percorso pedonale, da noi è un corso di 400 metri, allora lì bisogna fare delle scelte. Sicuramente va salvaguardata la possibilità per gli anziani, per chi vuole, diciamo, farsi la passeggiata nel corso, di potersela fare liberamente, senza macchine che li incrociano, senza lo smog e senza altro. Quindi questo spazio va ritagliato, ma vanno ritagliati anche altri spazi. In qualche modo noi dovremo cercare di agire, cercando di forzare anche su delle piste ciclabili, su qualcosa che in qualche modo renda più vivibile questa città. Ma la prima cosa riguarda il recupero degli spazi che noi già abbiamo. Vedi, è stata realizzata qualche anno fa la piazza, quella dove c'era il parcheggio di via Principessa di Piemonte. Questa era un'idea che noi avevamo tantissimi anni fa ed era quella di costruire una piazza che fosse alternativa a Piazza Umberto. Piazza Umberto, Piazza San Rocco era la piazza classica, tradizionale, il salotto della città, che veramente è molto bello, ma lì bisognava creare un posto dove, anche grazie al parcheggio che c'era accanto, in qualche modo fosse adatto ai più giovani, avesse un parco, cosa che in un piccolo spazio parco giochi, cosa che ora ha. E questa è un'idea che avevamo pensato tanti anni fa, che è stata realizzata recentemente, perché ne aveva dato atto che è stata realizzata, ma è un'idea vincente. Allora, oltre a questo, bisogna pensare al recupero di tutti questi spazi che ancora è possibile recuperare. Io credo che costruire una città, diciamo, più vivibile sia possibile. Bisogna crederci e bisogna però che nello stesso tempo, quando si parla poi di città educativa, non per tornare a una storia di tanti anni fa, ma si parla proprio di questo, cioè di una città nella quale c'è un incontro tra l'amministrazione, i centri educativi che sono le scuole, le parrocchie, le famiglie, la comunità, e qui la comunità si convince di poter vivere meglio e di poter evitare fenomeni che ancora oggi accadono, di bullismo, di diseducazione, di sporcizia, di... Salvatore Milluzzo, io ho capito che 66 anni sono solo un dato anagrafico, ho capito che Milluzzo ancora ha dei sogni, perché credo che amministrare una città sia uno di quelle tante iniziative umane che presuppongono di avere anche un'aspirazione, un ideale. Si è scelto anche una squadra con un'età media abbastanza giovane. Ecco, qual è quello che lei vorrebbe realizzare per i suoi concittadini, di lasciare in questa esperienza che vorrebbe fare? Ovviamente glielo auguriamo, come lo auguriamo a tutti, nei prossimi 5 anni. Ecco, cosa vuole lasciare, quale traccia vuole lasciare in questa città? Guarda, io voglio recuperare il quadro di una città ordinata, con gli spazi a verde, con gli spazi per i bambini, con l'asilo nido, con le scuole ristrutturate, con le strade che non debbono essere solo asfaltate. Uno dei primi provvedimenti che noi facemmo nel 93, nel 94, erano state asfaltate la via Tenente De Cristoforo, la via 20 Settembre. Fu quello di togliere l'asfalto e ripristinare
l'attuale basolato lavico. Vabbè, lì fu anche un disastro, diciamo, no? Fu un disastro. Alle prime piogge l'asfalto fu in parte tirato via. Si provò a fare i buchi nella, esatto, fu rimesso, si doveva fare i buchi, ma poi noi lo togliemmo. Allora, il problema è proprio di rendere più bella questa città. Per quello che è, perché noi non possiamo pensare di vivere in una città, diciamo, del 1400, del 1000, Scordia è una città moderna da questo punto di vista, quindi recuperare quello che è possibile, riqualificare la città dal punto di vista della pulizia e rilanciare lo sviluppo economico. Scordia negli ultimi tempi ha perso lo smalto che aveva 20-30 anni fa, grazie a loro una imprenditoria molto capace. La crisi economica ha colpito anche Scordia, voglio dire, a Milluccio, grazie a un'impresa, sì, però io ti faccio un esempio, è vero che la crisi economica ha colpito anche Scordia, ma ha colpito meno dei centri più attivi, dei centri che sono vicino a noi. Dico a noi faccio un esempio, Paragonia. Certo. Paragonia è un comune, un centro che dal punto di vista commerciale, dal punto di vista della capacità dell'imprenditoria nell'affrontare i mercati, ha retto e regge meglio di Scordia o di Lentini la sfida del mercato globale del settore del commercio del settore agrumicolo. Allora anche qui l'amministrazione sa di dover intervenire. Tu sai benissimo che io lavoro al consorzio di tutela dell'arancia rossa e noi sappiamo che ogni volta che si organizza una campagna di promozione del prodotto dell'arancia rossa che riguarda un po' tutto il territorio, automaticamente i centri di commercializzazione sono chiamati a vendere. Quindi lei è convinto che le arance sono ancora il nostro futuro? Io sono convinto che le arance hanno una grande prospettiva e che fra l'altro noi non ne possiamo neanche fare a meno. Sicuramente poi ci sarà anche l'attenzionare il terziario, ma non c'è dubbio che le arance hanno un futuro, tant'è vero che negli ultimi 5-6 anni noi assistiamo, è vero, da parte delle piccole e medie imprese all'abbandono degli agrumeti, ma nello stesso tempo stiamo assistendo a un fenomeno che per alcuni versi può essere preoccupante, ma per altri versi però di fatto è quello che è, bisogna prenderne atto, dell'accentramento delle grosse proprietà e quindi di ettari di agrumeto che stanno aumentando, non è vero che stanno diminuendo, perché quando, di fronte a un abbandono c'è un incremento. E c'è l'incremento perché l'attenzione che c'è in questo momento nei confronti dell'arancia rossa è eccezionale, ma c'è un'attenzione da parte di tutto il mondo, da Francia, Germania, Cina, Giappone, e questo è quello che mi fa dire che noi in ogni caso non possiamo assolutamente abbandonare questo prodotto, anzi dobbiamo convincere anche i giovani che è possibile fare investimenti nel settore agricolo, nel settore agrumicolo, perché non è vero che è un settore a perdere, perché se è Paragonia attraverso anche il modello di una vendita di offerta online, di commercio online, oltre che dei classici centri di confezionamento, sta credendo in questo sviluppo, anche noi dobbiamo crederci, anche per noi è possibile fare questo. A me dispiace purtroppo chiudere questa nostra intervista, perché è chiaro che avremo tante cose da poterci dire. E credo che anche in questa campagna elettorale lo stesso Salvatore Milluccio e la sua squadra non potrà certamente affrontarli tutti, perché poi alla fine insomma i problemi sono davvero tanti. Però ecco, noi la ringraziamo perché abbiamo sicuramente intuito dalle sue parole un grande ottimismo, che è la cosa che poi alla fine interessa più i cittadini. Ecco, per chiudere questa nostra intervista, perché bisogna votare Salvatore Milluccio, perché bisogna votare i democratici, perché bisogna votare Scordia Bene Comune Sinistra Italiana? Ma guarda, io credo che bisogna votare la nostra coalizione, poi se volete anche il sindaco, mi viene difficoltà a chiedere il voto, o un voto quasi personale. Perché in qualche modo noi veniamo da una storia, io vengo da una storia antica,
al servizio di questa città. Questa storia noi la vogliamo riprogrammare, vogliamo che Scordia riviva gli anni che ha vissuto, un bel periodo, ma che lo riviva ovviamente nelle condizioni che oggi è possibile. Lo chiamiamo rinascimento, le piace questa parola? È una bella parola, io credo che sia questo, diciamo, uno dei motivi. E poi io ritengo, ho sempre ritenuto una cosa, Lorenzo, che questo lo diceva Sgalambro, che il sindaco rappresenta l'anima di una città. Allora, io in qualche modo, in quel periodo, e credo in qualche modo anche per quello che è possibile, oggi mi sento di rappresentare questa città laboriosa, questa città pronta ad affrontare le sfide, questa città educata, moderata, che ha tanto entusiasmo negli imprenditori, perché anche io poco fa parlavo di difficoltà, ma abbiamo tanta imprenditoria sana, non solo nel settore agrumicolo, penso nel settore alla Compir o a Guercio o tante altre aziende che non sto qui delle piccole e medie aziende. Noi abbiamo ancora tanta possibilità, diciamo, di aziende che possono creare sviluppo. Allora io credo che credere in queste aziende, credere in questa città, credere nella possibilità che è possibile mettere assieme questo quadro che costruisca, diciamo, una nuova Scordia, questo sia possibile farlo con questo pugno, se mi consenti, di giovani entusiasti che in qualche modo è Scordia bene comune, con la maturità e diciamo una maggiore moderazione che viene dai democratici, che hanno un senso delle istituzioni, hanno avuto sempre un senso delle istituzioni e dei ruoli più accentuato rispetto all'entusiasmo che viene da chi ha un fortissimo entusiasmo. Ecco, mettere assieme queste energie e avere trovato una sintesi nella mia figura, che in qualche modo chi mi definisce attempato, in maniera bonaria ovviamente, e lo sono, no? Non c'è ombra di dubbio, ma che vive però di un entusiasmo di tanti giovani preparati, ben disposti, entusiasti, che possono dare un segnale forte a questa città e possono tirarla fuori dalla secca nella quale si è andata, secondo me, si è andata a ficcare in questi anni, che non solo i 5 anni, per carità, io non ho nulla contro il sindaco, sarà il sindaco Barchitta, sarà la gente a valutare, diciamo il suo operato. Una città però che sia una città che creda, e questo è una cosa che fino in fondo nella legalità, cioè questo è una cosa alla quale non possiamo assolutamente, diciamo, rinunciare, cioè una città che nella legalità, nella lealtà, nel rispetto tra tutti i cittadini. Grazie Salvatore Milluzzo, le auguriamo ogni bene in questa, diciamo, esperienza, in questa avventura. Noi ringraziamo naturalmente coloro che ci hanno seguito, ringrazio Fabio Scionti per la regia, appuntamento alla prossima.